Amici telespettatori, bentrovati, eccoci per un nuovo appuntamento di Status, l'approfondimento della nostra testata giornalistica. Anche quest'oggi naturalmente centreremo alcuni argomenti relativi alle prossime amministrative 2017 che si svolgeranno a Palermo per l'elezione del sindaco. Come sappiamo, insomma, le realtà cittadine hanno più o meno dei luoghi comuni, insomma, hanno delle esigenze da risolvere in comune in tutta la Sicilia, dunque questo appuntamento sarà intanto indicativo per tutti i siciliani, per tutti coloro che vivono la nostra società. Allora, intanto un esperto anche quest'oggi per poter parlare di quelle che sono le prospettive a queste prossime amministrative, perché nasce a Palermo un movimento di iniziativa popolare che si chiama Alleanza per Palermo. È stato ideato ed è diretto dall'onorevole Totò Lentini. Bentrovato. Buonasera. Allora, grande esperienza intanto perché è un percorso storico di un deputato regionale che ha quanto di militanza politica oggi? Oggi sono circa 20 anni, 10 anni di consiglio comunale e sono ora alla seconda legislatura e quindi diciamo ho pensato bene di coinvolgere tanti amici a sposare un progetto politico per la città. Allora, perché nasce questo progetto politico? Non ce ne sono già abbastanza, insomma, di progetti? Ma ce ne sono abbastanza, ma con ho coinvolto in questa lista tanti amici, tante persone che insomma sono estranee alla politica, perché c'è bisogno anche di dare un cambiamento vero, di essere e più puntuali possibili, persone che hanno avuto dell'esperienza, sono dei professionisti e ci sono anche consiglieri di circoscrizione che in questi anni si sono fatti valere per cercare, e che vivono direttamente il territorio, per cercare di rendere bella la città. Quindi diciamo questo coinvolgimento. Senta, se lei dovesse fare un elenco di problematiche, intanto il movimento condivide a sindaco? Allora, noi abbiamo sposato il progetto per il professor Orlando, il sindaco Orlando uscente, che a mio avviso deve portare avanti questi 5 anni a venire per completare bene il suo lavoro. Ha iniziato, ci sono tanti progetti belli in questa città che bisogna. E Luca Orlando è secondo me la persona più preparata ad affrontare queste. Insomma, secondo lei il sindaco lo sa fare? Secondo me sì. È scontata questa. Secondo me sì. D'altronde lui è stato proprio seduto al suo posto e qualche tempo fa ci diceva che purtroppo in una unica legislazione non si riesce a chiudere tutti. Quindi la consapevolezza di sapere che tutte le problematiche di una città devastata da un decennio perlomeno prima era difficile da risolvere. Ma quali sono gli interventi prioritari dal suo punto di vista? Ma io vorrei dire una cosa, il professor Orlando, sindaco di Palermo, dico quando 5 anni fa, esattamente dal 2012, è stato rieletto sindaco, ha preso in mano una città con tanti problemi. E gliene cenno due che sono quelle più. Ad esempio, ha salvato due partecipate comunali. E con 3.500 persone, 3.500 famiglie, esatto. e non si scherza, e devo dire che con atti veramente di coraggio e con pugni battuti sui tavoli a Roma per difendere questa categoria di persone. Parliamo di Amia, che oggi si chiama RAP, sì. Parliamo di ex JSIP, che oggi si chiama Reset, sì. Quindi parliamo di cose. Partito dal dover difendere un default del comune, perché si stava andando in fallimento. Allora c'erano nel 2012, per chi vuole ricordare questo momento brutto, buio per la città, c'erano almeno 250 milioni di euro di deficit che aveva lasciato la vecchia amministrazione. Ecco, secondo me, a mio avviso, un sindaco responsabile di una città si deve anche
pesare su quelle cose che riesce a fare nel quinquennio. Certo, non ha ereditato una città con tanti, abbiamo una disoccupazione del circa 50% nei giovani e del 25%, 30%, ormai siamo quasi al 30% sulla disoccupazione generale. Quindi diciamo che sotto questo aspetto si è destreggiato bene, ha cercato di portare sviluppo, cultura. Non dimentichiamo che grazie all'aiuto dei siciliani, infatti un saluto particolare al Presidente della Repubblica, il Presidente Mattarella, che è stato secondo me, questa è una cosa che aggiungo io, ma secondo me è stato uno che ha dato una buona mano al sindaco Orlando perché Palermo Città della Cultura 2018, e pensate quanto sarà importante. Sarà importante perché arriva €1.000.000, guardi quanto sono informato, e poi soprattutto il 1° gennaio usciamo dal patto di stabilità. Benissimo. Ecco, vogliamo spiegare che cos'è il patto di stabilità, perché non tutti i cittadini lo sanno, non tutti i cittadini possono immaginare quanto è importante questa cosa. Il patto di stabilità è una cosa semplicissima, è un meccanismo che ha introdotto l'Italia da quando siamo in Europa, quindi come Stato membro d'Europa, si devono rispettare dei patti, che appunto patto di stabilità. Patto di stabilità significa non andare oltre a quelle che sono le regole dei debiti. Cioè noi praticamente dobbiamo intanto, l'Italia, il nostro paese in questo momento ha 2.400 rotti miliardi di euro di deficit, quindi è un deficit, un debito pubblico che bisogna recuperare immediatamente. Questo patto di stabilità mette dei paletti, quindi rispetto alle amministrazioni, gli enti locali, i comuni, le regioni, devono formare un tesoretto per cercare di togliere più debiti possibile. Quindi si devono mantenere nelle spese. È come se un padre di famiglia che guadagna 1.500 euro al mese arriva a casa e ne spende 2.000, non è possibile. Certo. Quindi questo è il patto di stabilità, è proprio uguale, preciso, identico a rispettare quelle che sono le risorse di una famiglia, spendere un po' meno per cercare di mettere da parte un gruzzoletto e vivere meglio. E soprattutto permetterà naturalmente a un comune che veniva da un disastro della precedente amministrazione di sbloccare anche una serie di investimenti che si possono fare, ma che con il patto di stabilità non si potevano fare, perché non dovevi superare la soglia delle spese rispetto a quelli che erano i debiti, come dicevamo. Certo. Visto che sono bravo. Oggi diciamo che ci stiamo muovendo in questa direzione, sì. Anche perché ci sono dei comuni che possono, anche avendo le risorse, non le possono manco spendere, certo. Perché entrano nel plafon, quello che è come la situazione regionale. Ma oggi abbiamo a livello regionale abbiamo un debito pubblico che è di circa 6 miliardi di euro, ma considerate che 3 anni fa era 11 miliardi di euro. Quindi diciamo che la spending review, i tagli che abbiamo fatto in tutte le rubriche del bilancio regionale sono state pesanti e sono state veramente... Comunque, io il mio auspicio è che quanto prima cercheremo col governo nazionale di trovare un'intesa, e quindi in queste campagne elettorali, proprio ora, dove si va a formare il nuovo governo della città, dove si va a formare a ottobre-novembre abbiamo le elezioni regionali, immediatamente abbiamo quelle nazionali, quindi questo è il momento, è il periodo più da attenzionare, più delicato e più da attenzionare. Senta, perché esce dalle logiche del simbolo di un partito e crea un movimento? Questa è una cosa che mi incuriosisce. Intanto, sono i candidati sindaci che hanno scelto di fare questa strada, nel senso che il professor Orlando
ha voluto che ha escluso, diciamo, dalle sue liste, ha escluso di mettere partiti nazionali, perché Simboli tutto. sì, simbolo e tutto. Quindi ormai è risaputo, ormai, diciamo, ci accingiamo ad affrontare questa campagna elettorale con tutte le liste civiche. Quindi era normale che si pensasse anche a una lista civica, considerato il fatto che dentro le liste ci sono tanti professionisti, tanti personaggi, tante persone che hanno a cuore, diciamo, il bene della città, e lo vogliono condividere come lista civica e non lo vogliono condividere come Alleanza partito. per Palermo è costituita da chi? Ecco, ci faccia degli esempi anche dei professionisti, Ma insomma, di chi. guardi, Alleanza per Palermo è stata pensata, ideata circa un anno fa. Già è diventata Alleanza per Palermo, è un movimento di iniziativa popolare, su tutti gli aspetti, con un movimento già registrato. Insomma, abbiamo una serie di cose. Stiamo costruendo, diciamo, un movimento, un'aggregazione di tanti personaggi, dove ci sono piccole e medie imprese, ci sono sindacalisti, ci sono, come le dicevo poco fa, ci sono anche consiglieri di circoscrizione che hanno avuto, diciamo, in questi anni, hanno avuto un bel po', diciamo, si sono adoperati bene, quindi conoscono bene i meandri dell'amministrazione. Questo è importante, perché vengono quantomeno da una scuola, ci sono donne, ci sono professioniste, c'è un mondo che gira intorno a Alleanza per Palermo. Loro vogliono hanno sposato in pieno questo mio progetto politico, quindi ormai non è più il mio progetto politico, ma è il progetto politico di tutti, tant'è che siamo tutti organizzati dentro questo movimento e cerchiamo di portarlo avanti fino a quando non ci presenteremo al comune con personaggi nuovi e con realtà ben diverse che hanno a cuore la città e che vengono da esperienze. Perché l'esperienza è importante. Non può essere una candidatura, non può essere una candidatura, un concorso. Cioè, chi deve partecipare alla vita attiva politica per la città Sa quello che deve. deve essere un personaggio che conosce, quantomeno conosce le cose. Allora, dobbiamo fare una brevissima pausa, ma torneremo tra poco perché apriremo sempre con l'onorevole Lentini, apriremo anche ad argomenti che sono nello specifico sociali, perché è di quello che dobbiamo parlare, cioè di quelli che sono i bisogni della nostra società. E di bisogni, purtroppo, ancora ce ne sono tanti. A tra poco. CTS Play, la prima app delle TV siciliane. Facile e gratuita. Guarda i nostri canali quando e dove vuoi. CTS Play è l'app per vedere le dirette o rivedere i tuoi programmi preferiti. Con CTS Play scopri la grande offerta delle produzioni in onda su CTS Canale 90, Teleionica Canale 18 e 74, Tele Sicilia Canale 195 e Tele Sicilia Color R8 Canale 285. 9 canali in chiaro da seguire quando e dove vuoi. Scarica la nuova applicazione CTS Play o vai su ctsplay.it o ctsnotizie.it. CTS con te, sempre. La Sfera Costruzioni è specializzata nella progettazione, costruzione e ristrutturazione di opere civili e industriali, con oltre 20 anni di attività, sempre al passo con le innovazioni ed evoluzioni del mercato, con attrezzature d'avanguardia e staff tecnico altamente qualificato. Accetta permute e diverse forme di finanziamento, mantenendo sempre alta la qualità delle sue prestazioni. Sfera Costruzioni, via Leondo Forni 36, Palermo. www.speracostruzionispa.it. Salve a tutti, eccoci di nuovo qua insieme in diretta da questo studio meraviglioso e avete già visto quanto sia ricco, perché oggi tantissime cose carine, 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 belle, belle, belle per tutte voi che già ci conoscete, che ci seguite da tanto, ma voglio salutare in modo particolare anche le signore che hanno cominciato a telefonarci e naturalmente a interessarsi ai nostri prodotti, quindi saluto. Respira ancora, sai, nell'aria. Ti schiaccio, ma ci sei.
got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. Treasury, abbigliamento e giocattoli per neonati e bambini. A Palermo, in via Gaetano Daita 14. Tennis Club Valleiato. Scuola tennis per bambini e adulti tenuta da maestri federali. Diventa anche tu socio del circolo. Troverai cortesia e professionalità. Tennis Club Valleiato, il circoletto. A Partinico, in contrada Timpanella. Eccoci rientrati in studio velocemente, andiamo in questa seconda parte con l'onorevole Lentini per trattare di quelle che sono le priorità nel sociale, cioè per esempio l'emergenza abitativa, l'emergenza lavoro naturalmente, quali sono le indicazioni che il movimento può dare? Ma sull'emergenza abitativa, diciamo che questo è un mio pallino che io quando ero consigliere comunale e allora sposai con la vecchia amministrazione cercando di portare avanti proprio la problematica delle abitazioni per i meno abbienti. E ci sono in città tantissimi alloggi da recuperare, da prendere, tanti sono confiscati. Quindi questa è una tanti delle... sono occupati anche. Quindi tanti sono occupati abusivamente, però dico ce ne sono tantissimi, ci sono palazzi addirittura che sono veramente fermi e quindi hanno bisogno, siccome sono stati confiscati non si possono quantomeno recuperare quello che è possibile, insomma. E su questo diciamo abbiamo anche organizzato col professor Orlando, abbiamo organizzato qualche incontro proprio per capire esattamente a Roma come intendono portare avanti queste cose. Quindi organizzeremo conferenze dei servizi, conferenze Stato-Regioni che ci permettano di dare questo contributo, di aiutarci sotto questo aspetto, liberandoci appunto tanti appartamenti, tante cose che possono essere date già c'è alla un, comunità. Un programma che prevede questo intervento. Esattamente, noi ci siamo inseriti proprio in questo contesto. Come si fa a rendere una città vivibile dal punto di vista sociale per l'inserimento, l'inclusione dei disabili? Guardi, dell'infanzia, per esempio, ancora abbiamo bisogno di tanto, no? Cioè, certamente, intanto lavorare sull'accoglienza, però lavorare sull'accoglienza, gli extracomunitari, per le persone che effettivamente sono venute qua da oltremare per cercare fortuna. Quindi dobbiamo puntare su questo tipo di personaggio, cioè chi viene veramente per lavorare, chi viene veramente per costruire una famiglia. Ecco, a questi noi dobbiamo dare un aiuto particolare e portarli avanti. Perché anche questa è disabilità, non è soltanto la paraplegia o sì, altre cose. Sì, esattamente. Ma poi sbloccare anche il problema della disoccupazione. Noi abbiamo una città che intanto grazie al patto per il Sud che il sindaco Orlando ha firmato con l'allora ministro presidente del Consiglio Renzi, ha firmato questo accordo del Patto del Sud che porterà svariate milioni e milioni di euro per tante opere. Io penso ad esempio il viale Regione Siciliana che è veramente una strada che ormai non può essere solo strada, ma è l'unica che ti porta dall'uscita dell'autostrada di Catania per andare verso Trapani. Quindi costruire, allargare, fare delle opere che già sono inserite, ad esempio penso in questo momento proprio a due progetti che ormai sono in itinere, che sono il sottopasso per Pignano, l'allargamento di Ponte Corleone, sono opere ormai queste qua canterabili, questo ci permette. E poi su ad esempio sui trasporti pubblici locali stiamo lavorando affinché anche come Alleanza per Palermo stiamo condividendo col sindaco proprio per allargare
collegare, definire quelle che sono le tratte del tram, perché le tratte le dobbiamo collegare tutte e con tutta la città. Cioè una persona che esce da qualsiasi punto della città deve sapere che non, può anche non toccare la macchina, ma sa benissimo che il servizio pubblico è dato, messo a disposizione del cittadino e può arrivare ovunque in pochi minuti. Quindi questo permetterà di presentare una città veramente europea. Questo è il sogno che ognuno di noi ha nel cassetto, lo vogliamo mettere, vogliamo evidenziare proprio tutto questo, lo vogliamo portare avanti con un sindaco capace. In questo momento riteniamo che in questi 5 anni il professor Orlando può essere la persona esatta e giusta per portare avanti questo progetto. Un ultimo tema, che è quello che interessa ai cittadini in modo particolare, la sicurezza, il territorio, la presenza, la lotta alla criminalità. Come bisogna e che cosa bisogna fare? Guarda, intanto dobbiamo evitare che questa la manovalanza venga recuperata dai mafiosi. La manovalanza, noi dobbiamo dare lavoro, dobbiamo dare certezza di vita. Dobbiamo dire che noi siamo pronti per farli lavorare, noi siamo pronti, ecco perché fare partire tutti i progetti è importante, perché questa gente si deve impegnare nel lavoro, si deve costruire la famiglia e devono vivere un senso della vita, che è quello cristiano. Quindi lei dice la criminalità si combatte con il lavoro. La criminalità non la puoi combattere in altro modo, ci prenderemmo veramente in giro. La criminalità va solo quando tu impegni i giovani, impegni tante persone che hanno bisogno, che hanno a cuore di costruirsi una vita, una famiglia. Quando si vedono defraudati dal lavoro, non trovano spazi, perdono la dignità e quindi a quel punto non gli rimane altro che fare altre cose. Purtroppo, ahimè. Onorevole Lentini, le lascio 30 secondi per rivolgersi ai cittadini e dare il suo messaggio di coinvolgimento al movimento che si chiama Alleanza per Palermo. Ma io penso che, a mio avviso, voi dovete votare Alleanza per Palermo per tanti motivi. Uno, perché, così come vi ho detto nell'intervista, diciamo, ci sono tanti personaggi inclusi in questa lista, che sono personaggi della città, non sono politici, nel senso che ormai conoscono quella che è la realtà politica, perché la studiano, la seguono e quindi hanno contezza, diciamo, delle cose che vogliono, che i progetti che vogliono portare avanti e vogliono realizzare. A volte mi mettono anche in grosse difficoltà, perché hanno veramente una voglia di fare e di vivere la vita nel senso buono della parola. Loro lavorano per l'inclusione sociale, lavorano affinché si possa trovare veramente lavoro vero, affinché si possa dare risposta alle persone. Ma queste cose si possono fare solo e esclusivamente se uno pensa a dei progetti. I progetti ci sono, li possiamo portare avanti come vogliamo, però se noi facciamo parte, se noi rappresentiamo in questo comune, in questo momento facciamo parte e rappresenteremo veramente una forza politica dignitosa, dirompente, che possa dire a volte anche no al sindaco Orlando, perché si impongono su alcune cose che possono essere vere, reali, lo devono pure fare, perché la libertà di pensiero è importante. E in questi ragazzi, in questa squadra, trovo questa forza. Bene. Grazie onorevole Lentini, noi speriamo di rincontrarla, insomma, quando volete, a disposizione, anche per dare i chiarimenti giusti, perché noi siamo un servizio pubblico, così come abbiamo dato a lei, lo diamo a tutti la possibilità naturalmente di essere con noi, di spiegare, di dare le motivazioni, ma soprattutto di informare i cittadini, i nostri telespettatori che ci seguono in tutta la Sicilia. Grazie ancora. Buonasera. Vi stringo la mano. Voi naturalmente continuate a seguire i nostri programmi, perché noi torneremo ogni giorno con la nostra striscia. Vi ricordo il mercoledì e il sabato c'è anche Status Donna, condotto da Paola Carella, e poi noi ci vediamo invece tutti i giorni, sempre allo stesso orario, sempre su questa emittente. Grazie a tutti, alla prossima. CTS Play, la prima app delle TV siciliane, facile e gratuita. Guarda i nostri canali quando e dove vuoi. CTS Play è l'app per vedere le dirette o rivedere i tuoi programmi preferiti.
Con CTS Play scopri la grande offerta delle produzioni in onda su CTS Canale 90, Tele Ionica Canale 18 e 74, Tele Sicilia Canale 195 e Tele Sicilia Color R8 Canale 285. 9 canali in chiaro, da seguire quando e dove vuoi. Scarica la nuova applicazione CTS Play o vai su ctsplay.it o ctsnotizie.it. CTS, con te, sempre. La Spera Costruzioni è specializzata nella progettazione, costruzione e ristrutturazione di opere civili e industriali, con oltre 20 anni di attività, sempre al passo con le innovazioni ed evoluzioni del mercato, con attrezzature d'avanguardia e staff tecnico altamente qualificato. Accetta permute e diverse forme di finanziamento, mantenendo sempre alta la qualità delle sue prestazioni. Spera Costruzioni, via Leondo Forni 36, Palermo. www.speracostruzionispa.it. Salve a tutti, eccoci di nuovo qua insieme in diretta da questo studio meraviglioso, e avete già visto quanto sia ricco, perché oggi tantissime cose carine, belle per tutte voi che già ci conoscete, che ci seguite da tanto. Ma voglio salutare in modo particolare anche le signore che hanno cominciato a telefonarci e naturalmente a interessarsi ai nostri prodotti, quindi saluto. Ti respiro ancora, this feeling inside my bones, it goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Tre Jolie, abbigliamento e giocattoli per neonati e bambini. A Palermo, in via Gaetano Daita 14. Tennis Club Vallejato. Scuola tennis per bambini e adulti tenuta da maestri federali. Diventa anche tu socio del circolo. Troverai cortesia e professionalità. Tennis Club Vallejato, il circoletto. A Partinico, in contrada Timpanella. We'll be right back.